lotta contro il tempo per spegnere le fiamme ed evitare che l'intensificarsi dei venti previsto da domani possa dare nuovo vigore all'incendio che da domenica ormai sta interessando il territorio di Passo Lanciano nel comune di Letto Manoppello. Un'area di circa 35 ettari all'interno del Parco Nazionale della Maiella, dove una cinquantina di uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri Forestali, dell'Esercito con gli Alpini del 9° Reggimento del Battaglione Vicenza e dei tecnici del Parco e del Comune di Letto Manoppello stanno operando per domare le fiamme, anche con l'ausilio di 4 mezzi aerei, un elicottero della Regione e un Ericsson e 2 Canadair del COAU, il Centro Operativo Aereo Unificato, coordinati dal DOS Piero Polimene, il direttore delle operazioni di spegnimento del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara. La situazione è tenuta sotto controllo nel quartier generale dei soccorsi, allestito nel piazzale di Passo Lanciano, dove partono anche gli impianti di risalita verso la Maielletta. Fabio Ferrante, referente della Regione Abruzzo per l'AIB, l'antincendio boschivo. Come stanno andando le operazioni di spegnimento di questo incendio che ormai va avanti da 4 giorni, da domenica? Sì, dal mezzogiorno, circa mezzogiorno di domenica, fino a questo momento l'incendio sta interessando circa 35 ettari di superficie già bruciata e si sta estendendo in questo momento su due fronti, uno di versante sud che sta insistendo verso Monte Passo Lanciano, uno versante nord che sta insistendo invece verso valle tra il comune di Letto Manoppello e Serra Malacesca. Quanti mezzi e quanti uomini sono impiegati per contenere le fiamme? Tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Esercito, Carabinieri Forestali, Parco, autorità locali comunali, contiamo circa 50 persone e una quindicina di mezzi. È una situazione molto complessa perché ci troviamo in una zona ricca di vegetazione, soprattutto a terra, perché l'incendio sta ripercorrendo un vecchio incendio del 2007 dove praticamente troviamo tantissima necromassa a terra che è come petrolio vegetativo e sta richiedendo sforzi veramente disumani e stiamo cercando di fare di tutto per contenere il più possibile questo incendio. C'è una tempistica che si prevede, a tal proposito vediamo anche gli elicotteri, in questo caso l'elicottero della Regione Abruzzo che sta caricando acqua per spegnere l'incendio. Che tempistica si prevede per incendi di questo tipo? Allora, in questo momento noi stiamo operando con un elicottero della Regione Abruzzo, con l'Ericsson e 2 can messi a disposizione dal COAU. Non c'è la possibilità purtroppo di definire una tempistica. Abbiamo degli obiettivi, perché purtroppo sappiamo che nella giornata di domani dovrebbe aumentare di parecchio la ventilazione. Quello di cercare di contenere il più possibile e di rendere gestibile l'incendio entro la giornata di oggi, perché altrimenti domani avremo delle grosse problematicità. Qui vi posso garantire che Vigili del Fuoco in primis, Protezione Civile, Esercito, Carabinieri Forestali con il Parco e amministrazioni comunali stanno veramente facendo di tutto per cercare di risolvere questa situazione. E ripeto, è una situazione molto complessa. Io ho avuto purtroppo esperienze anche in altre situazioni del genere. Mi ricorda tanto il Morrone del 2017 come tipologia di vegetazione a terra. Lei è anche un cittadino di Letto Manoppello. Insomma, vedere questa parte del territorio abruzzese, che tra l'altro insomma è un tesoro per l'intero Abruzzo, andare in fiamme, insomma, è davvero triste, preoccupante. Guardi, se devo essere sincero, ancora ho tempo di riflettere come cittadino di questa problematica, dal punto di vista di cosa, però sto vedendo molta solidarietà da parte dei cittadini di Manoppello che hanno a cuore questa montagna. Sanno che veramente la perdita di ogni singolo ettaro è una perdita importante per loro, quindi è un momento abbastanza difficile, ma io spero che riusciremo a risolvere il prima possibile. Spento l'incendio, poi cosa si dovrà fare? Spento l'incendio si dovrà verificare la vera entità del danno, in particolare quello sulla vegetazione che non era stata interessata dall'incendio del 2007 e poi provvedere semmai a rafforzare delle linee tagliafuoco che permettano in qualsiasi modo di accedere in questi punti complessi della montagna. Cos'è che è andato a fuoco esattamente? Oltre appunto all'area protetta del parco ci sono anche pascoli? Nessuna infrastruttura, nessuna diciamo abitazione, costruzione, esclusivamente vegetazione da pascolo e vegetazione da percorsa già da incendi dove c'è tutto questo materiale incombusto a terra.
in pochissima parte, ringraziando il Dio, almeno fino adesso ha interessato bosco e ha ripercorso purtroppo delle pinete ancora vive che avevano resistito all'incendio del 2007, che invece in questo caso sono state interessate. Adesso verificare lo stato di quelle pinete non è ancora possibile, c'è troppo fumo, spero che non siano state eccessivamente danneggiate. Si sa qualcosa sulla natura di questo incendio? So che i carabinieri forestali stanno eseguendo un'attenta attività di indagine, hanno già addirittura perimetrato delle aree che possono essere le aree di innesco e ovviamente l'attività di indagine in corso saranno loro poi che vedranno come è possibile ricostruire l'origine.